Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento che insomma mi interessa e al quale ho sempre pensato, e oggi ne parliamo insieme. Parliamo di una delle serie TV più di maggior successo di sempre e tra l'altro la mia preferita di sempre, ovvero Il Trono di Spade, ma sempre in chiave videoludica. Prima di iniziare però vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, visto che molti di voi che guardano i miei video non sono ancora iscritti al canale, quindi mi raccomando, per supportarmi a fare sempre nuovi contenuti, mi raccomando, non vi costa niente, quindi iscrivetevi al canale. Allora ragazzi, perché parliamo del Trono di Spade? Perché fondamentalmente in un momento in cui serie TV e videogiochi, film e videogiochi si scambiano sempre di più, quindi dai videogiochi fanno i film, fanno le serie, lo stiamo vedendo con Uncharted, con The Last of Us e così via, e con God of War che è stato annunciato. Ecco, effettivamente sarebbe veramente il caso di sfruttare questo grandissimo brand, questa grandissima IP del Trono di Spade per farci un videogioco serio, perché i videogiochi del Trono di Spade sono sempre stati giochini o comunque niente di colossal, tanti giochi strategici mobile, un solo RPG molto dimenticabile del 2012 che aveva delle buone idee, qualcuno l'ha pure apprezzato, ma è pur sempre un gioco dimenticabile di cui nessuno si ricorda, tra l'altro, o pochissimi. E quindi fondamentalmente secondo me nasce l'esigenza per tutti gli appassionati, che sono veramente tanti come me, del Trono di Spade, di fare un videogioco su questo mondo. E come lo penso io un videogioco sul Trono di Spade? Ma vorrei sapere poi voi cosa ne pensate. Allora, per quanto riguarda la storia, io ho sempre pensato ad avere una storia inedita, quindi con un protagonista nuovo, con qualcuno di nuovo che non esiste, che potrebbe essere anche creato dallo stesso giocatore nel caso in cui sia un gioco di ruolo, quindi un personaggio creato tramite un editor, con personaggi ed eventi però della serie, quindi ambientato nello stesso spazio-tempo della serie, del Trono di Spade, e quindi con incontri con i personaggi veri della serie. Oppure, sempre una storia inedita, quindi con un personaggio nuovo, ma ambientato in un altro arco temporale, quindi per esempio in un arco temporale di cui si è parlato, si è narrato nella serie ma che non è stato fatto vedere. Per esempio mi viene in mente la ribellione di Re Robert, che ha portato Robert Baratheon al Trono di Spade. È un argomento, un evento di cui si è parlato tanto nella serie ma che non è mai stato fatto vedere effettivamente. Sarebbe molto interessante rivivere quegli eventi, ovvero gli eventi antecedenti all'inizio proprio della serie televisiva. E come potrebbe essere da un punto di vista del genere? Come me lo immagino? Io immagino sicuramente un action GDR, quindi in terza persona, alla Skyrim se si gioca in terza persona, piuttosto che The Witcher 3, quindi un action GDR, ma diciamo che ho un'idea ben precisa su quello che ci deve essere e non ci deve essere. Ciò che non vorrei sono i livellamenti, quindi senza un limite di livello per fare determinate missioni, senza nemici che hanno un determinato livello per essere abbattuti, quindi semplicemente un livellamento che permette di sbloccare nuove abilità in combattimento e di dialettica, perché è chiaro che mi aspetto dal Trono di Spade, che è una serie fatta di intrighi, che noi possiamo risolvere delle controversie e delle quest anche solo tramite la dialettica. Questo per me è fondamentale. Però ecco, non vorrei che ci fosse un livellamento inteso come arrivare al livello 50 per fare una determinata missione. Quello mi scoccerebbe enormemente. Perché questo è ciò che secondo me è più sbagliato in alcuni titoli come gli Assassin's Creed, che come GDR secondo me non sono manco male, se non fosse per questa componente che un pochino li rende pesanti. E come lo vorrei dal punto di vista del mondo di gioco? Vorrei un open world, sicuramente liberamente esplorabile, con almeno tutta Westeros, quindi il continente occidentale, liberamente esplorabile. Non so se anche Essos, quindi la parte orientale, lo inserirei effettivamente, perché se ne sa poco dalla serie delle città che stanno a oriente. Quindi sicuramente tutta Westeros, liberamente esplorabile, ma non troppo vasta, non troppo dispersiva. Cioè una roba che ripercorre quella che è la vera grandezza prevista dalla serie TV, o meglio dai libri di George Martin, quindi grande ma proporzionata e non enorme, che insomma il gioco deve durare per forza 100 ore, perché vorrei comunque una bella campagna single player, cioè
una storia single player che possa essere giocata anche a prescindere da tutto ciò che c'è intorno, per chi vuole godersi semplicemente la storia principale, un po' come Red Dead Redemption 2 effettivamente. Infatti i riferimenti che faccio e che vi faccio riguardo a quelli che per me sono gli spunti e gli esempi dai quali potrebbe attingere un eventuale titolo del Trono di Spade sono per l'appunto The Witcher, come ho detto, Red Dead Redemption 2, piuttosto che Skyrim sicuramente, e Assassin's Creed per la costruzione delle città e del mondo di gioco, che secondo me, è, diciamo, Assassin's Creed come saga ha alcuni difetti, ma nella costruzione dei mondi di gioco è magistrale per quanto mi riguarda, quindi quello è il riferimento per la costruzione di Westeros. Quindi questa è una mia chiaramente suggestione, però quanto ci starebbe avere effettivamente un videogioco del Trono di Spade fatto bene con chiaramente licenza ufficiale e magari fatto anche da uno studio di sviluppo che sa sviluppare bene. Io qua non mi sono lanciato in riguardo allo studio di sviluppo che mi piacerebbe sviluppasse un videogioco del genere, quello magari me lo potreste dire voi se vi viene in mente qualche esempio, però effettivamente sarebbe veramente una figata e anche una roba che dal punto di vista commerciale venderebbe un'infinità. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in un commento e parliamone insieme. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un like. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!